Come da programma, Alessandro Fermi è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Partito in vantaggio con 44 preferenze alla prima votazione, l'elezione è arrivata alla quarta chiamata, con 55 preferenze quando era sufficiente la maggioranza dei voti dell'Aula e non i due terzi come le precedenti chiamate. L'elezione di Fermi sarebbe arrivata con l'aiuto dell'opposizione, che avrebbe dato 6 voti. Già sottosegretaria all'attuazione del programma, ai rapporti istituzionali nazionali e alle relazioni internazionali nella scorsa legislatura, il forzista Comasco era stato eletto nelle fila di Forza Italia con oltre 8.000 voti di preferenza. Il Consiglio regionale della Lombardia è la terza assemblea legislativa italiana, dopo il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati. Far parte di questa Assemblea deve riempirci di onore, ma soprattutto deve riempirci di grande responsabilità. Fermi, nel suo intervento in aula consiliare, ha inaugurato di fatto l'11ª legislatura del Consiglio regionale e ha annunciato l'istituzione di una commissione consiliare speciale per l'autonomia. Infine, il neopresidente ha risposto sul mancato assessorato Comasco. Io credo che l'incarico del Presidente del Consiglio sia la seconda carica, è la seconda carica istituzionale di questa regione. È chiaro che il territorio da cui provengo, che è il territorio comasco, aveva chiesto a gran voce, credo legittimamente, il fatto che ci fosse una rappresentanza dopo 13 anni in giunta regionale. Ma devo dire che probabilmente è stato un po' sottovalutato il ruolo che oggi vado a ricoprire, perché è un ruolo di straordinaria importanza, non solo da un punto di vista istituzionale, non solo da un punto di vista di rappresentanza dell'ente regione, ma anche da un punto di vista di orgoglio comasco. Insomma, dopo Ettore Albertoni, amico e straordinario presidente di questa regione, io sono il secondo comasco che presiede la terza assemblea legislativa di questo paese. Fermi ha poi fatto sapere che lascerà il ruolo da coordinatore provinciale lariano di Forza Italia. Credo che il ruolo di presidente del Consiglio regionale sia oggettivamente incompatibile con un ruolo politico purché territoriale. Quindi questo era un tema che io avevo già affrontato qualche tempo fa quando ero sottosegretario della regione e il partito mi aveva chiesto di rimanere per mille ragioni. Credo che oggi, alla luce di questo nuovo incarico fortemente istituzionale, sia, come dire, del tutto inevitabile che questa carica venga lasciata.